buona serata. Vediamo di partire con cuore, anche perché sono alcune novità quest'anno. Dunque finalmente siamo nuovamente insieme come l'anno scorso, come 41 anni fa, come sempre. A nome di tutte le comunità militanti di Milano, vi porgo il benvenuto e vi prego di seguire con la massima attenzione quanto sto per comunicarvi. Ognuno di noi è cosciente di rappresentare qui, in questa piazza, di fronte a questa chiesa dove si svolsero i funerali di Sergio, non solo se stesso, ma un intero popolo e una parte non marginale della storia del nostro paese. Ognuno di noi, quindi, è venuto qui non per assistere, ma per partecipare, non per presenziare, ma per testimoniare, non per prendere, ma per donare. Come avviene ormai da alcuni anni, le comunità militanti milanesi danno l'esempio a tutta Italia di come sia possibile trovare una unità di intenti, preservando la propria identità e specificità, e anche quest'anno Casa Pound, Forza Nuova e Lealtà Azione hanno collaborato con sincera sintonia per organizzare questa commemorazione nel modo più degno ed efficace possibile, contro ogni difficoltà, superando ostacoli, ma siamo ancora insieme come l'anno scorso, come 41 anni fa, come sempre, nel ricordo di Carlo, di Sergio, di Enrico e di tutti i nostri martiri. Da questa piazza riusciremo a farci sentire non solo in tutto il quartiere, ma in tutta Milano, in tutta Italia, ovunque. Riusciremo, speriamo, anche a farci vedere, perché per la prima volta stiamo effettuando un collegamento video via web che consente a chiunque in Italia e nel mondo di seguire questo evento. Per questo collegamento e per le riprese video, ringraziamo l'associazione Lorien. Su questo palco, come l'anno scorso, si alterneranno canzoni, poesie, recitativi, video e immagini che ripercorreranno una storia lunga più di 70 anni, che lega eroi e martiri di diverse generazioni che con la stessa fede hanno creduto, combattuto e patito per l'onore d'Italia. Mentre tutto ciò scorrerà sul palco, chi vuole potrà recarsi qui a pochi metri in via Paladini a rendere omaggio a Sergio sul luogo dove fu aggredito, portando un lume, e li trovate alla vostra sinistra, perché ancora più dell'anno scorso mille fiammelle coprano l'ombra del sangue versato su quel marciapiede. Vorremmo che ognuno lo facesse con la dovuta calma, in silenzio, con ordine, nel corso delle prossime 2 ore. Non c'è bisogno dunque di accalcarsi subito. Pochi alla volta tutti possono rendere questo omaggio, perché l'intero isolato è stato chiuso per consentire questo pellegrinaggio. E aggiungo, fuori dal testo convenuto, porteremo i lumi, porteremo fiori e ognuno di noi porti anche, come è stato detto da Don Panzieri in chiesa, una preghiera per Sergio. Oggi però è anche il 40° anniversario della morte di Enrico Pedenovi e ci sembrava giusto dedicare a lui un pensiero e uno spazio particolare. Lo faremo dal palco, ma abbiamo anche voluto ristampare per l'occasione il libro scritto 15 anni fa dall'avvocato Benito Bollati, che ricostruisce le fasi di quel vigliacco omicidio e del processo ai suoi responsabili. Lo potete trovare nel gazebo a lato e ovviamente non ci vergogniamo a chiedervi di acquistare o il libro o il poster che trovate sempre nel gazebo, perché è bene ricordare che le comunità militanti che organizzano questa commemorazione si fanno carico non solo delle spese, che come vedete e potete immaginare sono evidentemente rilevanti, ma anche di quelle sostenute per i processi che sono ancora in corso e che coinvolgono 16 camerati per il corteo del 2013. E questo nonostante la Cassazione abbia invece assolto gli stessi per i reati commessi, cosiddetti reati, nel 2014. Ma queste sono ovviamente le follie della giustizia italiana.
Ora, finalmente, lasciamo il campo alla musica e alle parole, ai racconti e alle immagini. Soprattutto, affidiamo il nostro impegno e i sacrifici di questi mesi, di questi giorni, di queste ore, alle vostre emozioni, nella speranza che questa sera il cuore di tutti i camerati, qui in piazza e ovunque in Italia, batta all'unisono con il ritmo dei tamburi che annunceranno l'inizio della cerimonia del presente, quando si leverà potente, si leverà alto, si leverà immortale il nostro grido. Iniziamo ora la parte musicale e la parte che racconta le nostre storie attraverso musiche, canzoni, parole e immagini. Sul palco salgono gli Amici del Vento. Sono il gruppo musicale milanese più longevo. Quest'anno dovrebbero celebrare i 40 anni dalla loro formazione. A loro dunque il compito di aprire, l'anno scorso chiusero, ma poi li ritroveremo sul palco per il Domani appartiene a noi, iniziare questa serata con due canzoni, Ritorno e Vecchio Ribelle. Dai. Vado, sì. Prendo, sei fuori. Vai. Abbiamo fischio, se ti vuoi muovere. Sì. Non c'è tua moglie, saluti vecchi amici che han visto la battaglia, ti muovi per le strade piano piano, sentirsi come un cane di tuo una divisa, due gladie di il tuo nome e il cuore una ferita, tornare dal deserto, sentirsi ancora più solo, il vecchio bar dell'angolo, la chiesa era al suolo e sguardi ostili intorno, neppure una parola, qualcuno che ti osserva già vorrebbe la tua gola e gli occhi di una donna che fissano pietosi i vent'anni di chi ha perso nei suoi gesti un po' scontrosi, perché i tuoi 18 anni li hai giocati con la morte, ogni giorno, ogni istante hai costruito la tua sorte per difendere un'idea, un onore calpestato, perché chi tradì in settembre no, non sarà mai perdonato, continuano a fissarti dal fantasma di un portone, hai paura anche da vinto, son vigliacchi senza nome, perché ora che il tuo mondo l'ha bruciato gli imboscati, tu ricordi ancora sogni che non saranno dimenticati, ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera, domani, domani dovrai ricominciare a dimostrare al mondo cos'è una fede vera, e adesso tuo figlio già reclama la ricchezza, te la sei giocata allora, per un attimo di fierezza ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera, domani. Grazie.
Vai. Come possono passare 5 anni in un sorriso, nel secondo di un ritorno, nel tuo regno di illusione. Hai 30 anni e già un passato, quasi un secolo diverso, il tuo tempo ha colorato i tuoi giorni ormai perduti. Non ti sembra proprio vero questo sole di libertà, ma ancora meno vera è questa realtà. 5 anni sono passati, la condanna di un'idea, il regime si è difeso come il solito copione. La tua giovinezza ti ha regalato una galera senza peccato. Adesso, adesso che sei tornato, vivi in un mondo troppo cambiato. Forse fu un sogno, ma non puoi scordare i vecchi clamori e urla la lotta all'università. Si combatte all'università la politica, l'idea e di Rossi che non fa paura. Se sognavano i trionfi sulla piazza, il sacrificio era un mito, l'Europa un'illusione. All'università si combatte, all'università non si molla neanche un metro alla folla dei ringhiosi. Raga Budapest, le canzoni della lotta, si cadeva col sorriso di sentirsi dei leoni. Si sa, sono merce invenduta e ti senti stupito di sentirteli addosso in galera. Hai sognato quei bei volti in denti, oggi facce trascorse di sogni perduti. Ed Anna, dove, dove si è rifugiata? Voleva combattere sempre al tuo fianco, sposata da un ricco, così ha la sua estate, uno yacht, la Sardegna. Se anche un amante, anche Gianni è partito con la moglie e i bambini per un mondo a colori, una grande TV. Gli amici rimasti, sempre pochi fedeli, per passare le serate con in mano un bicchiere, per cercare un ricordo che riscaldi le ossa dal ghiaccio inutile di questo presente, e scrutare nell'ombra di serate ormai stanche un ricordo, un dolore, ma quell'antico clamore. All'università si combatte, l'università, la politica, l'idea e i Rossi che non fan paura. Se sognavano i trionfi sulla piazza, il sacrificio era un mito e l'Europa un'illusione. All'università si combatte, all'università non si molla neanche un metro alla folla dei ringhiosi. Raga Budapest, le canzoni della lotta, si cadeva col sorriso di sentirsi dei leoni. Non dar fastidio, mio vecchio ribelle, il tempo cambia, lo sai anche tu. Persino i tuoi nemici, le figure più agguerrite, sono tristi immagini del tempo, sono pecore pentite. Alzati in piedi, guardami in viso, i tuoi occhi no, non si devono abbassare. Del domani si fiero, ma voltati indietro, quel passato lo hai vissuto per davvero. E
non sono più le sbarre che ti stringono il cuore, ma come si può scordare quell'antico amore? All'università si combatte, all'università la politica, l'idea e i rossi che non fanno paura, e si sognavano i trionfi sulla piazza, il sacrificio era un mito, l'Europa un'illusione. No, no. Il nostro racconto. No, dove vai? Il nostro racconto. Perfetto. Il terzo tentativo. Inizia evidentemente il 29 aprile del 1945, quando la mattanza ebbe inizio. Dal 25 aprile, cioè da quando i tedeschi furono lasciati andare e i fascisti deposero le armi, bande di partigiani comunisti assetati di sangue, insieme a vigliacchi di ogni risma assetati solo di vendetta, iniziarono la caccia all'uomo. L'alba del 29 aprile, qua a Milano, si annunciò con lo scempio barbarico di Piazzale Loreto e proseguì con una mattanza cieca e arrogante. Noi, da qualche anno, ricordiamo nel rito del presente Carlo Borsani, e lo ricordiamo come simbolo di tutti quanti furono massacrati sotto il piombo partigiano. Ma con Carlo Borsani in piazzale Susa venne fucilato anche un sacerdote quel 29 aprile del 45, Don Tullio Calcagno, eroico direttore del settimanale Crociata Italica, e poco più in là Achille Starace, già segretario del Partito Nazionale Fascista, che venne ucciso e poi appeso con gli altri gerarchi in piazzale Loreto. Fucilati a tradimento, colpiti alle spalle, anche il sottotenente Valerio Stefanini, insieme con l'asso dell'aviazione ed eroe di guerra Adriano Visconti. Da questa piazza, e questo è il concetto più importante e la cosa più significativa che ci regala la possibilità di trovarci con questa modalità, con un palco, vorremmo ogni anno riuscire a ricordare la storia di questi martiri, e iniziamo quest'anno proprio con la storia di Adriano Visconti e di Valerio Stefanini. Espresse il desiderio, che era il massimo desiderio che poteva avere un giovane forte, robusto, coraggioso, quello di entrare nelle forze armate, nell'arma delle forze armate, che era la più diciamo sognata dai giovani, l'aeronautica. Mirate al petto, vigliacchi, ho gridato. Poco prima di cadere sotto il piombo traditore sparatomi alla schiena da parte di qualcuno che non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi negli occhi mentre mi uccideva. Quelle raffiche di mitra, oltre alla mia vita, si sono portate via anche quella del mio coraggioso e fedele aiutante di campo Valerio Stefanini, che ha tentato di proteggermi dall'odio partigiano. Era il 29 aprile 1945 e la guerra che io avevo combattuto fin dall'inizio facendo il mio dovere di italiano era ormai finita. L'avevo vissuta nei cieli, prima come pilota d'assalto e poi come cacciatore, mettendo sempre al primo posto l'Italia e la sua gente. Sempre. Quando l'armistizio del settembre 1943 gettò sul mio popolo l'ombra del disonore, decisi di continuare a combattere con l'aviazione nazionale repubblicana. Feci questa scelta perché la consideravo l'unica possibile.
l'unica che rispettava il mio ideale di assoluto e purissimo amore di patria. Una patria che avevo il dovere di difendere dai continui e sempre più devastanti bombardamenti anglo-americani. Pochi giorni prima, parlando per l'ultima volta ai miei uomini, avevo detto loro: «Spero che accetterete di servire ancora la patria quando avrà bisogno di voi. Grazie per l'opera prestata. Tutti i nostri pensieri vadano ai caduti». Servire il proprio paese, dunque, anche e soprattutto quando farlo costa sacrificio e pericolo. Oggi, che sono passati più di 70 anni, le mie spoglie mortali riposano insieme a quelle di centinaia di camerati al campo 10 del cimitero maggiore di Milano. Stefanini è sempre al mio fianco, poco più in là due medaglie d'oro, Borsani e Borracu, e poi altri eroi e soldati, uomini e donne fascisti. Sulle nostre tombe vegliano ancora giovani camerati e non manca mai un fiore. A tutti quelli che come loro si impegnano non solo a parole, ma nei fatti, a difendere e tramandare il mio stesso ideale di onore e patriottismo, dai cieli limpidi ed eterni in cui sto volando, dico di nuovo: grazie per l'opera prestata. Spero che accettereste di servire la patria quando avrà bisogno di voi. Adriano Visconti. La tua scelta fu immediata, fu l'onore che scelse per te, e la patria ritrovata come aquila in volo con te. Il testo di questo video è stato scritto da Cristina Di Giorgi. Ora sul palco abbiamo due artisti che conoscete già dall'anno scorso, Barbara e Claudio di Vertex Teatro. A loro è affidato il compito di rendere omaggio a Carlo Borsani, del quale conosciamo l'esempio di soldato, medaglia d'oro al valore militare, reso cieco in combattimento. Conosciamo anche il suo ruolo e l'impegno che ha avuto nella Repubblica Sociale come presidente dell'Associazione Mutilati. Poco conosciamo invece della sua produzione letteraria e poetica. Ecco perché quest'anno abbiamo scelto di proporvi due sue poesie, Al mio secolo e Franca, che è l'ultima che ha scritto, dedicata alla moglie, pochi giorni prima di essere vigliaccamente assassinato. Il mio secolo dorme, il volto oppresso da una maschera vile. Dei pagliacci son rimaste le giubbe senza il cuore e la gente non ride. Eppure il cielo è sempre azzurro come il vostro cielo, o poeti maestri del 300. E la patria ha le stesse primavere e le madonne e gli angeli e il sorriso del vostro sogno, o altissimi allora, vittori d'Umbria e Toscana. Abbiamo dunque errato lontano, errato dalle fonti vere dello spirito. È tempo di tornare con la fiaccola buona nella mano che ha sanguinato nella lunga aurora. È tempo di tornare. Io ve lo chiedo, o fratelli del secolo più ingrato, io che ho sofferto per creare, e sono tanto fanciullo ancora, e ancora credo nella bellezza della vita, e canto. Franca, stringi pure su di lui, stringi la su di lui. Bella fronte, i copiosi sparsa riccioli neri, mentre nei tranquilli ozi del sonno immobile riposa. Io t'accarezzo, Franca, e sulle chiuse
innocenti pupille silenziosi depongono i baci della mia notturna felicità. Non è la vita, è il mondo soltanto, questa effimera e mortale luce che gli occhi in onda fuggitiva. Anche la notte ai taciti rivela sensi il mistero della sua bellezza e le immagini chiare e le visioni versa amorose dal suo grembo il sogno. Prega, mia musa, che mi sia concessa questa d'amare e di soffrir sublime forza che sola può salvarmi. Milano, 21 aprile 1945. Dopo aver ascoltato il gruppo più longevo della musica alternativa milanese, che erano gli Amici del Vento, chiamiamo sul palco invece il gruppo più giovane, più recente come nascita, che sono i Bullets. Loro si definiscono rock da strada, quindi visto che siamo in piazza, oggi dovreste essere particolarmente nella vostra dimensione naturale. Le canzoni che eseguiranno sono Dalla parte sbagliata e Angelo, che ovviamente nell'ambito del loro repertorio sono state scelte in maniera specifica per questa nostra commemorazione. Sbagliata, così c'era scritto nella storia falsata. Angelo, sei diventato un angelo. Angelo, il tuo coraggio, la tua lealtà. Thank you.
passate i colori. Vado a macchie, non mi fermo, e non farmene una colpa. Vado a macchino da solo, la mia moto viene fatta. Sì, siamo noi, quelli dalla parte sbagliata, con la bandiera nera, la nella tua barricata. Siamo noi, quelli dalla parte sbagliata, con la bandiera nera, la nella tua barricata. Aprile 1976, seconda tappa di questo nostro pellegrinaggio. Sono passati 40 anni dall'assassinio di Enrico Perenoli. Venne ucciso a colpi di pistola nella sua auto in Viale Lombardia da un comando dei Comitati Rivoluzionari Comunisti, un'organizzazione criminale fiancheggiatrice di prima linea. Enrico fu scelto perché era un bersaglio facile, una perfetta vittima sacrificale per dei ragazzini che volevano fare il salto di qualità e accreditarsi come nuovi partigiani, assassini comunisti ed efficienti. Era il loro modo di celebrare il primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Uno dei suoi carnefici ebbe a dire, molti anni dopo, durante il processo, che in quegli anni non capiva la brutalità di quello che stava facendo, perché tutti, dalla politica alla stampa, agli intellettuali, dicevano che uccidere un fascista non era reato. Benito Bollati, avvocato, ex milite della Repubblica Sociale Italiana, storico dirigente del Movimento Sociale Italiano, fu di Enrico Perenoli amico e difensore della famiglia nel processo contro i suoi assassini.
Benito Bollati 15 anni fa ha scritto un libro su tutta questa vicenda e quello che già vi abbiamo detto in questa celebrazione abbiamo voluto ristampare e vi invitiamo anche a comprare, perché evidentemente solo qui lo potrete fare e diventerà in qualche modo un ricordo speciale della serata. Le parole della prefazione scritta da Benito Bollati sono quelle che accompagnano il filmato che ora vedremo in ricordo di Enrico. Dall'omicidio di Enrico Pedenovi alla prima edizione del libro che oggi vi presentiamo erano trascorsi 25 anni. Ora ne sono trascorsi 40, nel corso dei quali coloro che lo hanno conosciuto lo ricordano protagonista intelligente e insostituibile delle battaglie dell'MSI a Milano. Enrico e i suoi amici con lui hanno condiviso il ricordo e l'orgoglio di una pericolosa ma consapevole scelta fatta quando non erano ancora ventenni, con il proposito di essere attori della storia di un periodo difficile ma esaltante, non essendo disposti a subire e ad accettare passivamente gli avvenimenti imposti da altri o a rifugiarsi nel conformismo degli inetti e dei prudenti rimasti alle finestre. Tu, Enrico, sei sempre stato vicino a me e a Lorenzo Ribotta, difensore di parte civile della tua famiglia contro coloro che ti avevano ucciso in una mattina di sole che annunciava una splendida giornata di primavera, mentre seduto nella tua automobile scorrevi i giornali prima di recarti al lavoro nel tuo studio legale. Tu ci hai suggerito i pensieri e le parole per ricordare, nell'aula della Corte d'Assise, il senso di dovere che ti apparteneva e l'enorme ingiustizia perpetrata da coloro che l'avevano concepita e attuata. Ci sei stato vicino anche nel corso di questi lunghi 40 anni che ci separano da quel 29 aprile che si è trasformato improvvisamente nel dolore di averti perduto, giustiziato per un delitto di opinione. Ma tu, Enrico, hai vinto la tua battaglia perché hai lasciato ai giovani il migliore esempio che può dare un uomo: il rispetto della propria memoria individuale e di quella storica del suo paese. L'uomo si salva solo se non avrà mai avuto l'occasione di vergognarsi di se stesso, né per quello che era, né per quello che è. Perché il passato e il presente sono inscindibili nell'individuo e insieme formano la sua storia, quella che uno non può perdere per la strada e tantomeno rinnegare. Senza la propria memoria storica nessuno può vivere da uomo. Tu, Enrico, hai vissuto. Il mio paese mi fa male per le sue vie affollate, per i suoi ragazzi gettati sotto gli artigli delle aquile insanguinate, per i suoi soldati combattenti in vane sconfitte e per il cielo di giugno sotto il sole bruciante. Il mio paese mi fa male in questi empi anni per i giuramenti non mantenuti, per il suo abbandono e
per il destino e per il grave fardello che grava i suoi passi. Il mio paese mi fa male per i suoi doppi giochi, per l'oceano aperto ai neri vascelli carichi, per i suoi marinai morti per placare gli dèi, per i suoi legami troncati da una forbice troppo lieve. Il mio paese mi fa male per tutti i suoi esili, per le sue prigioni troppo piene, per i suoi giovani morti, per i suoi prigionieri ammassati dietro il filo spinato e tutti quelli che sono lontani e dispersi. Il mio paese mi fa male con le sue città in fiamme, male contro i nemici e male con gli alleati. Il mio paese mi fa male con tutta la sua giovinezza sotto bandiere straniere, gettata ai quattro venti, perdendo il suo giovane sangue in rispetto al giuramento tradito di coloro che lo avevano fatto. Il mio paese mi fa male con le sue fosse scavate, con i suoi fucili puntati alle reni dei fratelli e per coloro che contano fra le dita spregevoli il prezzo dei rinnegati piuttosto che una più equa ricompensa. Il mio paese mi fa male per la sua falsità da schiavi, con i suoi carnefici di ieri e con quelli di oggi. Mi fa male col sangue che scorre. Il mio paese mi fa male. Quando riuscirà a guarire? Credo che molti di voi avranno riconosciuto questa poesia di Robert Brasillach, tratta dai poemi di Fresno. Ora è la volta qui sul palco del più prolifico e dinamico dei cantautori milanesi, Skoll. A lui abbiamo chiesto, a nome vostro, di interpretare le due canzoni che meglio rappresentano questa piazza e questa nostra celebrazione. Quindi la prima che canterà è Anita ed è ovviamente dedicata alla mamma di Sergio, a quella signora che per 39 anni abbiamo imparato, a conoscere, perché aspettava le celebrazioni, i cortei, i presenti e scendeva ad abbracciare i ragazzi, e per 39 anni ha abbracciato ragazzi che avevano l'età di suo figlio, e questo ha mantenuto in lei la vita, in lei la speranza e in lei la fede. L'abbiamo accompagnata qui in questa chiesa un anno e mezzo fa nel suo ultimo viaggio, che peraltro è quello che l'ha ricongiunta a Sergio. La seconda canzone ha un nome che quindi diventa estremamente, un titolo che diventa estremamente conseguenziale, più caro agli dèi, era dedicata ed è dedicata appunto a Sergio. Il giorno più bello
quando le strade son piene. Tu ritorni da Sergio, nel dolore di madre, è un ricordo lontano. Apri gli occhi un momento, Sergio ti prende per mano, e noi sempre in piedi a gridare il suo nome, avambracci distesi, la pace e l'onore. Spiriti tesi nel giorno che muore, uomini in piedi come lampi di cuore, e tu lì con noi, e tu lì con noi. Sorriso è fermo lì, una pugnalata dritta al petto, per chi quel giorno ti aggredì, per chi non conta proprio niente, per chi
quel giorno sparì, maledetti dagli dèi e da tutta questa gente, tu. Il tuo sorriso tutto spazzerà, tu. Quell'ingiustizia e infamia passerà, tu. Questo ricordo è per chi lo raccoglierà. I tuoi capelli al vento sembran qua. Le nuvole del cielo sono i sogni di chi fu. Parabole divine della migliore gioventù. Il tuo sorriso è sempre lì, un sogno a chi non vale niente, per chi quel giorno ti colpì, maledetti dagli dèi e da tutta questa gente. Il tuo sorriso tutto spazzerà, quell'ingiustizia e infamia passerà. Questo ricordo è per chi lo raccoglierà. I tuoi capelli al vento sembran qua. Siamo dunque arrivati alla parte più importante, più significativa della serata, 29 aprile 1975, la storia di Sergio Ramelli. È anche la parte più complessa da raccontare. Questo è stato un anno ricco di avvenimenti. In qualche modo, da questa piazza l'anno scorso, è nata un'energia e una forza che non ci aspettavamo. Questa storia, questa vicenda, questo racconto, questo martirio di Sergio Ramelli si rinnova con una sua forza autonoma che nessuno di noi riesce a spiegare, forse perché non ha nessuna spiegazione che possa essere umana. L'anno scorso erano i 40 anni. L'anno scorso, ricorderete, qualcuno di voi ricorderà, abbiamo ristampato il libro. Quel libro ha avuto ancora una ventina di presentazioni, nonostante fossero ormai 18 anni che circolava. Ma a Sergio questo non basta. Di lui bisogna parlare di più, bisogna parlare sempre. È lui che riesce, presente nella nostra vita, presente nelle nostre comunità, presente al di là di ogni immaginazione in episodi che si rinnovano. C'è la sua pagina Facebook che ha più di quasi 17.000 contatti, un sito che come tutti i siti web non dovrebbe rappresentare più di tanto se non un archivio, che ha una media di 8.000 contatti al mese. Prima della fine della serata vi racconteremo le cifre della diretta streaming, ma mi aspetto un numero 5 volte superiore a quello di questa piazza.
La forza del nome di Sergio, la forza della storia di Sergio, supera ogni limite. Già sappiamo che cosa vi racconteremo l'anno prossimo, perché già sappiamo che sta nascendo e sta crescendo, e in questa piazza c'è l'artista che la sta realizzando, una nuova iniziativa. Tra le tante cose che sono successe quest'anno, sono ovviamente capitati anche i processi, di cui vi ho già accennato con le schizofreniche risposte della magistratura. È capitato, come sempre capita, ogni tentativo, anche patetico, di oscuramenti, di pannaggio, ci si chiama, delle nostre pagine, dei nostri siti. Anche questa sera, credo, penso, ma veramente così poca importanza che ci sia qualche cialtrone che pensa di opporsi a questa nostra composta meravigliosa adunata con qualche chiassosa manifestazione a favore degli assassini. Noi più forti, noi ogni anno, noi con una capacità che ci arriva da molto più in alto. Tra le altre cose capitate in questo anno, a un certo punto anche l'interessamento della redazione di Radio 24 per la trasmissione di Enrico Ruggeri, Il Falco e il Gabbiano. E se mi permettete di raccontare una piccolissima parte aneddotica, anche un interessamento curioso, perché i redattori del Falco e il Gabbiano hanno dichiarato immediatamente la loro appartenenza a un'area di sinistra e la loro dichiarata ostilità al progetto che era di Ruggeri, che era volontà di Ruggeri realizzare, che si è realizzato, che ha portato a una puntata su Radio 24, che ricordo è la radio nazionale del Sole 24 Ore, una puntata di più di mezz'ora dedicata a Sergio Ramelli, e ha portato a qualche cosa anche nei confronti di questi redattori che loro non si aspettavano. Qualcosa come decine di migliaia di contatti su internet di persone che hanno ascoltato la trasmissione. Qualcosa come 100 volte di più di qualsiasi altra puntata realizzata da Ruggeri. Questa è l'incredibile forza del nostro ambiente, del nostro mondo. Sono cifre che hanno forse un senso relativo, ma tante volte noi ci immaginiamo di essere più deboli di quello che siamo, o più isolati di quello che siamo. Oggi il post messo sulla pagina di Ramelli questa mattina per dare le ultime indicazioni per questo incontro ha superato i 25.000 contatti. Questo siamo noi, una forza superiore. Ruggeri ha fatto questa sua trasmissione, è stato estremamente obiettivo, molto serio. Ve ne presentiamo una estrema sintesi di 3 minuti. Il Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Sergio Ramelli. Una storia difficile da raccontare, fa parte di un passato che nel nostro paese non passa mai, non c'è mai una completa riconciliazione e una chiave di lettura serena, ma questa è la storia di un colpo d'ala che non c'è stato, la storia di un ragazzo morto a 19 anni, ucciso a Milano sotto casa. È un mondo che ricordo bene, anch'io, il mio liceo, il Berché, i figli degli operai, insomma quelli che avevano meno soldi, che premevano verso i picchetti per entrare in classe, e i picchetti fatti dai figli di papà della buona e della buonissima borghesia milanese, che invece dicevano non si entra perché bisogna lottare per l'affermazione del proletariato. Insomma, una situazione paradossale, e era la stessa situazione dell'Istituto Tecnico Molinari di Milano. Sono mesi in cui per Sergio è difficilissimo andare a scuola, perché ormai è preso di mira, è identificato come il fascista da emarginare e da colpire. Ricordiamo che in quei giorni nelle piazze, durante le manifestazioni, si urla nei cortei: uccidere un fascista non è reato. In aula nessuno attribuì a Ramelli violenze o abusi di alcun tipo, nemmeno gli
gli stessi imputati per l'omicidio. Siamo al 13 marzo, Sergio ha bigiato a scuola, non è andato, passa qualche ora al bar, poi va verso casa, si ferma per parcheggiare il motorino a pochi metri dall'abitazione in via Palladini. Bene, trova il comando di avanguardia operai a aspettarlo. Nessuno di loro lo conosce di faccia, hanno visto una foto che un compagno del Molinari gli ha scattato per poi consegnarla ai picchiatori. La consapevolezza che Sergio Ramelli è solo un ragazzo di 19 anni non ferma gli aggressori. Studenti di medicina non possono immaginare che colpire la testa con pesanti chiavi inglesi una persona provoca un rischio ben più che concreto di ammazzarlo. Il 29 aprile del 75, dopo 48 giorni di agonia, Sergio Ramelli muore in un letto d'ospedale. E le conseguenze non finiscono quindi con la morte di Sergio Ramelli, anzi, il fratello di Sergio, Luigi, che non ha mai fatto politica, è solo in quanto fratello di Ramelli è costretto a cambiare città. Il padre non regge a tutto questo e poco dopo muore per un attacco di cuore. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Sì. A Milano fu scavata una fossa, ci si buttò dentro la ragione, ci si buttò dentro la pietà. A Milano fu scavata una fossa nei cuori e nelle coscienze. Era scritto dappertutto che era il male e tutti fecero come se lo fosse. A Milano fu scavata una fossa e fu messa sotto gli occhi di tutti affinché tutti avessero chiaro quel che poteva succedere a chi si ostinava ad usare il cervello. Colpirne uno per educarne 100. A Milano fu scavata una fossa per mostrare che Pietale era morta, che chi voleva pensare a proprio modo lo faceva a suo rischio e pericolo. 1, 10, 100 Ramelli con una striscia rossa tra i capelli. A Milano fu scavata una fossa per raggelare i cuori delle madri, per far tremare le ginocchia ai padri, per fare impazzire i fratelli e fare abbassare gli occhi ai conoscenti. Chi non ebbe paura in quei giorni? Fu scavata una fossa a Milano, un pozzo nero dentro il nostro cuore, una crepa senza fondo nella nostra memoria. Perché chi non ha memoria non è capace di avere coraggio ed obbedisce meglio chi non ha coraggio. Forse è il destino che gli uomini di coraggio muoiano uccisi dai vili. E gli uomini di coraggio non colpiscono i vili, e sono i vili che colpiscono gli uomini di fede. Ma voi, voi ricordate i vili e ricordate i coraggiosi e non stringete la mano dei vili e non date loro il vostro amore. E quando siete felici e godete della libertà che i coraggiosi vi hanno regalato, abbiate un pensiero per loro che sono passati come passa una carezza del vento. Il brano che avete appena ascoltato era di Paolo Cussagli, tratto dall'opera teatrale Chi ha paura dell'uomo nero.
due considerazioni, intanto che salgono sul palco i DDT, che sono il gruppo musicale che chiude la serata, prima naturalmente del rituale. Abbiamo voluto con questa celebrazione inaugurare un metodo, non è solo questa prassi ambrosiana di collaborazione tra le comunità, è anche appunto la possibilità che viene data al nostro mondo di conoscere e di conoscersi nella scelta dei brani, nella scelta delle canzoni, nella scelta dei video. Tutto è un racconto, tutto è storie che vanno conosciute e tramandate. Questa modalità, certo diversa da altre che sono state usate in passato per ricordare Sergio, Enrico e Carlo, è estremamente impegnativa. Lo è per le comunità, lo è per gli artisti, lo è dal punto di vista organizzativo, lo è dal punto di vista mentale. Noi abbiamo messo veramente ogni impegno in questa serata. Dopo i DDT inizierà la parte più toccante della nostra celebrazione e sul ritmo dei tamburi chiederemo a tutti, anche quelli che in questo momento sono magari andati appunto a portare un cero sulla via Paladini, o quelli che mi auguro non dimentichino anche di acquistare i libri o lo manifesto che è in vendita. In quel momento tutti noi saremo chiamati a rinnovare un giuramento. Prepariamoci dunque sulle note delle canzoni dei DDT con la voce di Ago. Le canzoni proposte sono Marietto e 29 aprile. Ricordo che alla fine della seconda canzone vi aprirò di quella finita ambiente che sono stati con i prego, Vai! Spartiacque fra coraggio e viltà. Marietto si schierò senza esitare, la divisa della decima gli avvolgeva il cuore. Morì fucilato a guerra terminata, un protone di eroi a maggio gli sparò. We'll be right back.
Forse è inutile spiegare il mio sonno questa sera. Una guerra irrazionale si combatte nel mio cuore. Odio l'amore, poi stanchezza, la produce del mio umore. Ma Milano ha recitato sempre il solito copione, con le auto nelle strade, con i treni alla stazione. Non lo so se non si accorge o se fa finta di niente. Ogni anno stesso giorno, stesso posto, stessa gente. Ogni anno stesso nodo che si ferma nella gola, poi si libera in un grido e basta solo una parola. Ma Milano ha troppa fretta, forse è inutile spiegare. Tanto non potrà capire, tanto non lo saprei fare. Forse è inutile spiegare tanta rabbia che ora sale. Io la sento sulla pelle, mi dà forza, mi fa male. Forse è inutile spiegare, tanto non lo saprei fare. Il mio braccio che si alzava dalla voglia di lottare. Ma Milano non si accorge, forse fa finta di niente. Ogni anno stesso giorno, stesso posto, stessa gente. Ogni anno stesso nodo che si ferma nella gola, poi si libera in un grido e basta solo una parola.
Accendere le fiaccole. Siamo così arrivati al momento più alto e importante della serata, che vi preghiamo di vivere nel massimo silenzio e con la massima partecipazione. Tra poco onoreremo la memoria dei nostri caduti con la cerimonia del presente. Le fiamme già illuminano questo cielo di aprile che accoglie i nostri camerati caduti. Per Carlo, Enrico e Sergio verrà prima letto un breve testo che ne ricorda l'esempio di eroi divenuti martiri. Al termine, per ognuno, verrà chiamato il presente e vogliamo che il grido di questa piazza sovrasti e cancelli ogni traccia dell'odio bestiale che li ha strappati a noi. Vogliamo che il fragore del vostro presente raggiunga Carlo, Enrico e Sergio salendo alto verso questo cielo di aprile da cui essi ci guardano. Camerati a posto, camerati attenti! Carlo Borsani, ufficiale del 7° Reggimento Divisione Cuneo, medaglia d'oro al valor militare, cieco di guerra, poeta e letterato, milite della Repubblica Sociale Italiana. Catturato dai partigiani il 27 aprile, su indicazioni di una spia, venne tradotto in carcere. Il 29 mattina, prelevato da un gruppo di partigiani, sarà sottoposto a un sommario processo e fucilato in piazzale Susa. Prima di morire gridò «Viva l'Italia!». Il suo corpo, gettato su un carro dei rifiuti, venne fatto girare per le strade di questo quartiere con appeso al collo un cartello con la scritta «Carlo Borsani, ex medaglia d'oro». Carlo riposa oggi al campo 10, assieme ad altri 1000 camerati della Repubblica Sociale Italiana. Camerata Carlo Borsani! Della decima massa, poi avvocato, militante e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano. 40 anni fa, il 29 aprile del 1976, Enrico aveva 49 anni e doveva tenere il discorso in memoria di Sergio Ramelli, ucciso l'anno prima. Pedenovi fu scelto perché era un bersaglio facile. Al mattino, sotto casa, viene ucciso con 5 colpi di arma da fuoco
da un gruppo di estremisti rossi che volevano entrare in prima linea. Pede Novi fu scelto perché era un bersaglio facile, fu ucciso perché in quegli anni uccidere un fascista non era reato. Anzi, uccidere un fascista era politicamente corretto. Enrico morì per fedeltà al suo giuramento di gioventù: rimanere sempre un soldato politico per l'onore d'Italia. Camerata Enrico Pede Novi. Della gioventù presso l'Istituto Molinari. Sergio affrontò a viso aperto, con coraggio e determinazione, senza venir mai piegato nella volontà, mesi di angherie, minacce e soprusi nella scuola che frequentava. Insultato, percosso e processato perché fascista, Sergio rimase incrollabile nella militanza e nella determinazione a proseguire gli studi. Il 13 marzo 1975 venne assalito a colpi di chiave inglese sotto il portone di casa da un comando di avanguardia operaia. Morirà in ospedale il 29 aprile 1975 dopo 47 giorni di agonia. Ancora oggi Sergio rimane esempio indelebile di milizia e fedeltà all'idea. Camerata Sergio Lamelli! Presente! Camerata Sergio Lamelli! Presente! Camerata Sergio Lamelli! Bye.
ascolta il ruscello che sgorga lassù, ed umile a valle scopa, e guarda l'argento del fiume che sereno e sicuro va. Retorneremo a Europa, lo promettiamo a te.
Grazie, l'applauso più bello è per voi, per la nostra comunità.